Dolci super tranquilli, bentornati. Oggi forse è il momento di mettere in azione la gloriosa motozappa e quindi sarà un video all'insegna della mediazione, perché per quanto ci piaccia l'idea di un'agricoltura naturale fatta integralmente a mano, bisogna arrivarci poco alla volta, cominciando con atti di orribili e gloriosi compromessi agricoli. Ad esempio usando questa orrenda benzina. Si potrebbe valutare l'uso anche di qualche somaro o di qualche cavallo, ma in questo caso il somaro e il cavallo non ce l'abbiamo. Ci arriveremo, ma per adesso non ce l'abbiamo. E quindi cominciamo con quello che abbiamo. Posso fare un filmatino così poi mi ricordo come si fanno tutte le varie cose? Vabbè, ma tanto... Qui fai vestire giù, ecco. E poi va su. E poi quando per portarla si tira giù. Si tira, ok. Basta sempre tirarla. E lei si sgancia. Sì. Ma bellina. Ma è piccolina. 1, 2, 3, 4 lame. Ma è pur bella. Allora, questo così. E così si spenge. Aspetta, fammi vedere. Così è uno e va. Uno e va. È zero. Quindi. Ah, ok, quindi è zero da entrambe le parti. Sì. Questo qui va pigiato, se no non parte. Se te fa così, non parte, va pigiata. È la sicura? Sì. Poi al momento che lo lascia e si sgancia. Quindi diciamo che se tu la molli, lei si ferma? Sì. Allora, io praticamente la prendo su come se fosse una carriola e spingo. Sì. Ok. Allora ci vediamo giù. Ma guarda te che bel giocattolino che ti salta fuori. Pensavo che sarebbe stata molto più difficile da portare. Invece è abbastanza leggera. Sono proprio curioso di vedere cosa salterà fuori. Allora, questa è impostazione, questa è la ruota su cui vogliamo lavorare e quindi io alzerei o toglierei definitivamente il filo, magari lo togliamo e lo carichiamo di qua. Questa zappa ci serve per prendere il filo e metterlo di qua, in modo da metterlo in tensione e ce lo portiamo tutto di qua, perché non lo vogliamo nel mezzo. Accensione. È andata. Oh, che silenzio. Allora, considerazioni. Come ti sembra il tutto? Sembra molto migliorato il terreno. La granulosità, la granulometria del terreno mi sembra molto migliorata. Tu che ne pensi? Potremmo fare varie considerazioni a riguardo. Sono perfettamente consapevole del fatto che questo lavoro
È una porcata. Perché comunque stiamo facendo una moto zappata su un terreno bagnato, pesante, e non ho parole per descrivere la sola di lavorazione che si può essere generata qui sotto. Ma non ci interessa questo, perché siamo in un periodo di riabilitazione. Certo. Dal deserto all'agroforesta. Quindi qui ci concentriamo sui centimetri superficiali e a colpo d'occhio mi sembrano buoni. Vediamoli. Possiamo dire che rispetto ai troccoloni dell'altro giorno, questa inizia a essere una buona placenta. Qui è interessante vedere il risultato dell'amalgamanza della segatura, delle tame e del terreno inorganico. Devo dire che da quant'è che siamo qua con la moto zappa accesa? Era mezzogiorno? Alle 2:15, beh, un po' più di mezzogiorno. In 2 ore abbiamo fatto comunque un lavoro che a mano avremmo fatto in 3 giorni, probabilmente, se non di più. Quindi sul piatto della bilancia mi sento di dire che è meglio in questa mediazione. Mi trovo molto felice di aver usato questo giocattolino, pur facendo una porcata. Un pochino. Perché il vantaggio mi sembra tanto migliore degli eventuali svantaggi. E tutto da adesso in avanti sta a come noi gestiamo l'orto. Beh, possiamo dire che se fosse nostra si potrebbe fare un intervento per fare una porcata minore sulla moto zappa. Che intervento faresti? Di raddrizzare un pochino le lame. In modo che non faccia proprio questo lavoro qui, ma faccia più questo, tipo i dischi che c'ha ai lati, no? Si potrebbe. Quando avremo una moto zappa lo faremo. Si potrebbe addirittura valutare la possibilità di usare una moto zappa ad erpice rotante. Beh, quello sarebbe un moto coltivatore. Esatto. Che è pure meno faticoso. Sì. Arriverà quel momento. Arriverà tutto. Arriveranno anche gli asini, arriveranno anche i cavalli. Voglio vedere, andando qui più in fondo, come è venuto. Ma dai, benino. Dovendoci mettere i piselli, questi troccoli un po' più macroscopici lasciano il tempo che trovano, perché comunque la mano ci entra. In generale sembra un bel risultato. Qui, dove non c'è stato fatto ammendamento, il risultato è comunque una buona sgretolanza. Avendoci materiale a sufficienza, sarebbe bello fare un ammendamento anche qua, anche se qui ci metteremo il sovescio, quindi non ce n'è tanta urgenza. Beh, non è così tremendo che ci ha avuto la possibilità di asciugarsi, però pure i troccoli sì. Non rimangono troppo appiccicosi. No, infatti, ma noi la faremo asciugare ancora. Asciugare ancora con questo bellissimo sole e questo meraviglioso vento, e poi questa sera al calar del sole, se avremo la forza, un altro passaggio. Devo ammettere che mentre lavoravo cercavo il più possibile di tenere i piedi all'infuori rispetto alla porzione lavorata, anche se a volte, come qui si può vedere, lo stupido piedone finiva dentro. In questo caso posso dire che affondare gli stupidi piedoni su questo letto di semina è un compromesso per poter portare la moto zappa con sufficiente agevolezza, e saranno i prossimi passaggi, quando il terreno si sarà asciugato, quelli più importanti in cui stare attenti a tenere gli stupidi piedoni fuori dal letto di semina. Quel minimo di compattamento che può creare lo stupido piedone in questa prima ondata, lascia il tempo che trovo. Sì, se no ci passo io. Ci passi tu. Che c'ho lo stupido piedino. Comunque, tipo qui, guarda quanto è veramente fango in realtà. Quello l'hai prelevato dalla gola dalle viscere. Fango panato. Fritto, secondo me, sarà buonissimo. A questo punto potremmo ipotizzare che grazie alla presenza di questa moto zappa riusciremo forse ad avvicinarci al progetto di fare tutto l'orto entro febbraio. Dillo di nuovo! Forse riusciremo ad avvicinarci al progetto di fare tutto l'orto entro febbraio. O forse moriremo provandoci. Comunque, trasportati al vento dalla moto zappa. Che comunque sono vibrazioni, che comunque sì. È rumore, che comunque è puzza, che comunque... ha un prezzo da pagare.
Però abbiamo fatto tutto questo con meno di un litro di benzina per adesso. Il che è buono. Allora ci aggiorniamo. Eh sì. Tanti bacetti.